tradizione e memoria del Sud. Silvio Vitale, l'alfiere e l'unificazione da riscrivere. Organizzato dalla Fondazione Thule Cultura per il suo 38esimo convegno nazionale. Vediamo. Gentili signore e signori, naturalmente ospiti, ospiti illustri, cominciare dal dottore Vitale, Edoardo Vitale, che rappresenta la continuità, la tradizione dell'alfiere, di cui quest'anno festeggiamo i 50 anni di ininterrotta attività, e avete visto nelle sale precedenti questo bellissimo palazzo, avete visto anche la mostra della collezione completa dell'alfiere. Molti di noi conoscono questa rivista, alcuni no, con alcuni amici, tra cui voglio per ragioni affettive intanto salutare il barone Spoto, con cui abbiamo realizzato la prima iniziativa nel nome dell'alfiere, nel nome dei valori appunto che contraddistinguono la nostra posizione da sempre, la prima iniziativa che fu quella di riscrivere un po' anche la storia unitaria a Palermo nel 1974. Eravamo reduci dal convegno dell'alfiere proprio del settembre del 1973 all'Hotel Terminus, là ci sono anche fotografie, io sono quasi non distinguibile, altra storia, altro tempo, troppo altro tempo. Tuttavia c'ero, e lo dico con affetto verso Silvio Vitale, che è stato un mio maestro, che non c'è più da 5 anni, ma che è soprattutto un punto di riferimento, non solo sentimentale. Napoletano, nato nel 28, scomparso appunto nel 2005, che è stato innanzitutto un uomo di grande e straordinaria spiritualità, umanità, non solo un avvocato illustre, non solo consigliere comunale, regionale, per molte legislature, non solo deputato europeo, ma è stato un uomo che ha insegnato a molti di noi che cosa significa essere persone lievi e non persone che pensano di essere il sale della terra, di essere il centro del mondo. Ci ha insegnato cioè il rigore, innanzitutto il rigore della ricerca, il rigore della capacità che dobbiamo avere di pensare alto e chiaro, ma soprattutto di verificare. Ma perché la storia del Sud, la storia della Sicilia è una storia fatta e scritta in unica direzione, ed era la direzione esclusiva del pensiero unico, che in quel momento, negli anni, diciamo, che vanno dall'unificazione, fascismo compreso e dopoguerra compreso, era sostanzialmente il pensiero unico di questi miti. Biondo, Nissardo, due mondi, grande statista, grande personaggio. Per carità, nessuno qui vuole evidentemente fare altro che un servizio alla verità, senza fare revanchismi sciocchi. Tuttavia siamo qui, perché? Per l'amore, per la verità. Non è un amore ideologico, noi non dobbiamo né candidarci, caro Eusebio, l'abbiamo già fatto, le battaglie le abbiamo vinte, non ci sono problemi. Esatto, quindi sul piano personale siamo gratificati. Il problema non è questo, il problema invece è molto più serio e va indicato proprio a chi fa poi un'azione politica anche nel quotidiano, e cioè stare attenti a non scambiare gli slogan con le cose serie, a non scambiare cioè, caro Franco Gianni Vigna, altro vecchio e battagliero milite della buona battaglia, quelli che sono i principi con le occasioni, perché della pesca delle occasioni siamo pieni, abbiamo una pesca delle occasioni generalizzata, spostamenti
magmatici che vanno dalla cosiddetta destra che non c'è più alla cosiddetta sinistra, caro Coppola, che anch'essa mi pare che insomma latiti in un centro che resta quello di sempre più o meno. Non voglio mai entrare in polemica, ma per dire che ormai anche quelle categorie importanti, vere, la destra, il centro, la sinistra, sono, ahimè, finite nella marmellata. Non è finita invece appunto la dannazio memoria, non è finita cioè quell'idea per cui chi parla male di qualcuno è all'indice, deve essere processato come reprobo, deve essere processato come revisionista. Quando si mette il bollo di revisionista a una persona è come mettere la croce a qualcuno, la stella di Davide a qualcuno in tempi assai tristi che ricordiamo. Questa è la realtà, altro che libertà. Quando si prendono i documenti, quando si dice che questo Sud è un Sud, che questa Sicilia è una Sicilia che ha perso e continua a perdere quotidianamente il suo senso di essere, il suo, la sua vera proiezione nel Mediterraneo, la sua vocazione di civiltà, e diventa marginale, colonia, e diventa come il Sud la parte retriva. Vedete anche gli ultimi avvenimenti, non voglio fare polemiche, purtroppo avvengono tanti casi, ma quando avviene un caso anche grave nel Sud, è il Sud retrivo, è il Sud pieno di fantasmi, è il Sud per cui si invoca l'ombroso. Ma questo che faccia c'ha? Qual è la sua antropologia di fondo? Siamo ancora, non lo dicono, se non in qualche caso, ma in sostanza il dato di fondo è proprio questo, e cioè pensare che questo Sud, questa Sicilia sono la parte finale di una storia da civilizzare. Se voi leggete i rapporti dei ministri degli interni, dei prefetti di polizia, se leggete le pagine che parlano di noi dal 1860 in poi, sono le pagine di coloro che pensano al sottosviluppo intellettuale, di coloro che pensano cioè che noi dobbiamo essere redenti, che qui non c'è stata la civiltà, noi che la civiltà l'abbiamo inventata quando ancora neanche l'aratro l'avevano scoperto, e parlano, inventano la Padania e cose di questo, di questa natura. Cioè questa è la realtà. Ma peggio ancora sul mito risorgimentale, che non è, ripeto, non è qui il problema dell'Italia unita, non unita, non è qui. Io, Sofocle, che chiamavo la Sicilia Italia illustre, Sofocle, Sofocle, nessuno qui pensa di andare a fare cose assurde e ridicole nel 2010, ma pensa che la linfa vitale, la storia, la vera storia è fatta di memoria e tradizione, e senza memoria e tradizione non esiste avvenire. Questo era il programma lieve ma deciso, forte ma sincero, di quest'uomo che si chiamava Silvio Vitale. Sapete, io penso che a volte 150 anni si possono considerare nella storia dei popoli poco più che un battito di ciglia. È difficile schiacciare, cancellare, soffocare una grande civiltà. Non è, e per quanto il famoso e tanto decantato genio di Cavour e di tutti i giornalisti e politici e notabili embedded, si direbbe con linguaggio attuale, ma diciamo asserviti al potere coercitivo di allora come di oggi, per quanti sforzi facciano, alla fine la nostra identità è come un magma che finisce per riemergere. Può riemergere oggi, può riemergere tra 200 anni, signori, ma preme forte per uscire nuovamente fuori. E quindi questo accadde nel 60, la rivista nacque e diciamo diede voce, accolse le voci degli intellettuali più anticonformisti. Bisognava essere anticonformisti all'epoca per riguardare in modo diverso la storia del Sud. L'unità d'Italia era un tabù, addirittura di regionalismo nemmeno si parlava, oppure se ne parlava e si veniva subito subissati di improperi, perché lo si vedeva come un attentato all'unità nazionale. Signori, il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie, non era il paese di Bengodi, sia chiaro, lo ha già detto Tommaso Romano, nessuno di noi è un nostalgico con i paraocchi. Noi sicuramente
Nostalgia forse è una parola che fa pensare a una stasi, a un'inerzia, non mi piace, però un sentimento sicuramente di rimpianto è per il tempo in cui eravamo orgogliosi di essere napoletani e siciliani, eravamo rispettati nel mondo per quello che eravamo e soprattutto tenevamo ben strette nel pugno le chiavi di casa nostra. Noi una prima battaglia l'abbiamo vinta, la battaglia culturale, perché incoerenza editoriale, culturale, ma anche per la riscrittura della nostra storia, per la sottolineatura della nostra identità. Noi abbiamo pubblicato dei libri incredibili che altri non osavano nemmeno pensare. Nemmeno pensare di pubblicare. Pensate che proprio una sera, parlando con Silvio Vitale, io dicevo, ma il testo di Domenico Sacchinelli sul 1799, sulla lunga marcia del cardinale Ruffo, come mai dal 1836 non l'ha mai pubblicato nessuno? E lui diceva, diciamo pigrizia intellettuale, diciamo che al sud, in questo nostro grande sud, c'è tanta pigrizia, perché forse se avremo il tempo una sottolineatura sulla pigrizia pure la dovremmo fare, in attesa del cortocircuito, in attesa di una scossa adrenalinica che possa, diciamo, intervenire su ognuno di noi, sulla nostra comunità e sul nostro popolo.